Con questo mio intervento voglio esprimere certamente il mio apprezzamento, la mia soddisfazione, la gioia per l'importante risultato ottenuto dall'amministrazione di Leporano. Il comune di Leporano è stato insignito della bandiera blu proprio per lo splendore delle proprie acque. Si è tenuta a Leporano una manifestazione, veramente una serie di manifestazioni nei giorni scorsi, in modo particolare con le varie autorità al Castello Muscettola e poi di sera con una edizione speciale di musica nei vicoli. Ma ciò che mi preme sottolineare è innanzitutto, dicevo, la stima nei confronti del sindaco di Leporano, il dottor Damiano, nei confronti dell'assessore, la dottoressa Yolanda Lotta, al sindaco, alla dottoressa Lotta e ad altri rappresentanti dell'amministrazione mi lega un rapporto di sincera amicizia. Ma vedere un comune che si trova a pochi chilometri da Taranto festeggiare la bandiera blu è certamente un momento importante di crescita per il territorio. Significa che questo comune sa puntare sul turismo, sulla valorizzazione delle risorse naturali, sul mare, che è poi quella che è la mia visione politica e di vita circa il futuro di Taranto. Quindi un plauso enorme, si sta effettivamente procedendo in questa direzione della valorizzazione delle risorse naturali. Ciò che mi amareggia, ma d'altronde purtroppo è una triste conferma, è il comportamento del sindaco di Taranto, Rinaldo Menucci. Rinaldo Menucci anche nella veste di presidente della provincia che, pur invitato a questa manifestazione, non solo non si è presentato, ma non si è neanche degnato di rispondere. Un atto dal punto di vista istituzionale davvero scadente, ma la dice lunga proprio sul suo modo di essere, sul fatto che è una persona che non sa assolutamente avere rapporti umani con gli altri. Peraltro erano presenti quasi tutti i soggetti istituzionali, consiglieri regionali, parlamentari. Mancava solo lui, Rinaldo Menucci, il sindaco politicamente fantasma, ma ora anche presidente della provincia politicamente fantasma. Ma a questo punto non c'è solo da censurare la sua condotta caratteriale, che pure è opinabile, ma si tratta di un, consentitemelo, anche uno sgarbo istituzionale, perché tu sei presidente della provincia, sei sindaco, potevi almeno degnarti di mandare un rappresentante del comune, di giustificare la tua assenza, di dire una chiacchiera, di non posso venire per questo motivo, neanche questo. Beh, è chiaro, Menucci è uno che racconta favole a Taranto e al di là appunto di quelle dichiarazioni, di quelle interviste prestampate, passatemi l'espressione, preconfezionate, oltre non va. Non sa intessere rapporti umani, non sa intessere rapporti sociali, non sa intessere rapporti istituzionali, ma era solo una considerazione sul suo comportamento. Piuttosto avrei voluto anche esserci, partecipare alla cerimonia per la bandiera blu, non ho potuto perché frenato purtroppo da una sospetta frattura al tallone. Ringrazio il sindaco, ringrazio la dottoressa Lotta, gli altri amministratori di Leporano per l'invito rivoltomi, ma purtroppo ho dovuto declinare. Però con questo messaggio voglio esprimere la mia gioia, la mia soddisfazione di tarantino, perché Leporano è Taranto, perché la crescita dei comuni della provincia di Taranto rappresentano anche la crescita di Taranto. E quindi un abbraccio davvero a tutta la comunità di Leporano, capace peraltro di fare degli eventi estivi, una stagione estiva fantastica, e quindi non voglio rovinare la festa pensando a Menucci. Il personaggio si qualifica da solo.